Sulla cartina geografica del calcio italiano, il Cagliari ha senza dubbio un posto di rilievo, a differenza di tutte le altre squadre, rappresenta non solo una città, ma un'intera regione. Eppure, per apparire veramente agli occhi dell'Italia intera, devono passare quasi 50 anni, dalla data di fondazione, il 30 maggio del 1920, alla metà degli anni 60, quando finalmente la bandiera con i quattro mori può sventolare in Serie A. Quella che segue è semplicemente una favola diventata realtà. È la storia sportiva della Sardegna, una regione italiana che prima dello scudetto del 70 era fuori dal radar nazionale. Albertosi, Martiradonna, Zignoli, Cera, Nicolai, Tomasini, Domenghini, Nenè, Gori, Greatti e Riva. Quel Cagliari è la squadra di tutti, è la conferma che nel calcio esistono imprese indelebili destinate ad entrare nella storia per l'eternità. Un gruppo composto da uomini d'altri tempi, messo in campo dal filosofo Scopigno e guidato da Gigi Riva, leader tecnico e carismatico che capisce alla perfezione cosa significhino quei colori per i tifosi sardi e per chiunque ami lo sport, attratto sintomaticamente da una romantica realtà in grado di scrivere una pagina inedita del nostro calcio. Quando vedevo la gente che partiva alle 8 da Sassari e alle 11 lo stadio era già pieno, capivo che per i sardi il calcio era tutto. Ci chiamavano pecorai e banditi in tutta Italia e io mi arrabbiavo. I banditi facevano i banditi per fame, perché allora c'era tanta fame, come oggi purtroppo. Il Cagliari era tutto per tutti e io capii che non potevo togliere le uniche gioie ai pastori. Sarebbe stata una vigliaccata andare via, malgrado tutti i soldi della Juve. Dopo ogni partita spuntava Allodi, che mi diceva «Dai, telefoniamo a Boniperti», ma io non ho mai avuto il minimo dubbio e non mi sono mai pentito. Rimane quello il punto più alto della storia rossoblù, ma resta anche una prepista per tutto quello che è venuto in seguito. Altri 50 anni ricchi di storia, di calciatori e campioni, ma soprattutto di uomini che hanno contribuito a raccontare al mondo cosa significa giocare per il Cagliari. Dai figli della Sardegna come Piras, Virdis, Matteoli o Zola, ai figli adottati da questa fantastica terra, come lo storico capitano Daniele Conti o l'attuale leader tecnico Roger Nainggolan. Senza dimenticare i vari Francescoli, Olivera, O'Neill, Suazo, calciatori che hanno caratterizzato l'epoca moderna, dando tanto e ricevendo amore incondizionato. Oggi, l'unica squadra sarda in grado di raggiungere i vertici del calcio italiano, festeggia un anniversario storico. Allora buon compleanno Cagliari e 100 di questi anni.